Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Starfield e dobbiamo costruire l'armilla dopo gli eventi assurdi dell'ultimo episodio in cui c'è stato l'attacco di questa probabilmente specie aliena che ha ucciso anche il povero Sam. Adesso dobbiamo costruire appunto l'armilla per vedere un po' che cosa comporti. Tipo hanno ucciso Sam e non Heller. Andiamo bene. Allora, vedi, adesso qui c'è il nostro inventario e qui c'è schermo armilla. Costruire? Sì, abbiamo deciso di costruirla sulla nave perché è meglio, così la portiamo in giro senza troppi problemi. C'era la possibilità di costruirla in un insediamento, in un avamposto, ma per ora direi che è meglio sulla nave. Ora puoi spostare l'armilla. Gli attacchi degli astrali saranno più frequenti ovunque la collochi. Se scegli di conservare i manufatti nel tuo inventario, gli attacchi saranno più frequenti dappertutto. Nice. E che fa? L'armilla è collegata al gravimotore di questa nave. Aggiungi manufatti. Ah, è finita così? Ok. Torna alla loggia. Ma aspettavo qualcosa. Comunque, scusate. Guarda, è bello il ponte. Che spettacolo. Carter? McKay? Mi viene voglia di rivedere Stargate adesso. Allora, andiamo alla loggia. Che succederà di più? Dobbiamo potenziare la nostra nave in qualche modo. Ho cliccato la loggia. E siamo qui. A te. È freak. Perché si vede così? Ma why? Ah, non ci so più, no. Tutti gli altri punti, perché? Ma che ne so. Che cose strane che succedono. Ah, ecco perché. Wow, è tutto chiuso. Certo, questi vivevano in santa pace, poi prima i terrormorfi e mo' gli astrali. Guarda! Adesso capisco. Non andiamo a spiegare alla gente dell'UCI che cosa è successo? Magari sarebbero interessati, no? Lì. Esseri invisibili hanno attaccato Nuova Atlantide. It's done. Let's head home. I wonder if I'm missing a lot. Certo. Questa invece è totalmente disinteressata dagli eventi dell'ultimo video. Qui pure tutti tranquilli come se non fosse. Cioè, c'è il. C'è la situazione d'allarme solo nello spazio porto, nel resto d'Atlantide no, neanche il coprifuoco, niente, tutto a posto! Allora, l'altro giorno guardavo sul video di YouTube uno che diceva, se usate il jetpack solo con un tasto non potete continuare ad andare avanti, dovete utilizzarlo su due tasti. E dico, a me funziona. Beh. Nel senso per andare più avanti, no? Direi che funziona. Gli effetti personali di Sam Coe sono stati trasferiti nel seminterrato della loggia. Anche la figlia?
city. Morale in the lodge has been measurably reduced. Really isn't the time. I know. Go away! Sorry. Vediamo Matteo che ha da dirci. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Ha detto che la nostra parte nella visione dell'unità era conclusa. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. Ma cosa? The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilus's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Ha ragione, è una coincidenza troppo grossa per non tentare. There's no harm in gathering more information. Infatti. A visit to the Sanctum might actually be quite enlightening. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. No more Starborn have shown up. Yet. Zaino superiore da Constellation? Ma comunque non è molto più potente, eh? Ha giusto un po' di fisico in più e di corrosivo, il resto no, per cui ciao. Ci abbiamo qualche punto da mettere? No. Parla con il custode Aquilus. E dov'è? Ah, nel quartiere del Tasm. Ok, quindi c'è bisogno di viaggiare. You forget how much you take a place like the lot. Che ci dirà? Dicono le antiche scritture che l'unità era... Oh. Vedi, guarda, possiamo continuare. Direi che non è di qua. Certo, facciamo anche lezione all'esterno. Mica è pericoloso. Dai, 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 che ci serve l'ossigeno. Dobbiamo... terminare l'ossigeno solo per 100 volte. Maybe we should stop for a moment at the memorial. When someone to pay our respects. Ad Oda. Keeper Aquilus? Can we have a moment? Oh, Matteo. It's been too long. Bella sta cuffia. Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds?
Dobbiamo parlare dell'unità. Oh, yeah. How humanity comes together, how we are to love each other, even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Beh, infatti, per questo che fai? Have you heard one of his sermons? They're really good. Sì, spia. Tutto in fila. Tiri, 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 vai. Sembrano gli orai, eh? Wait, what? Scusate, avete visto? Io ho cliccato sulla porta de... questa, no? Ah, oddio! Dai! Sembrava la porta dell'ufficio, invece è questa! Che design terribile! Sara rimane in piedi. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Tutto è iniziato con la scoperta di queste anomalie, i manufatti. Siamo stati attaccati da un gruppo che si fa chiamare gli astrali. Ciao, questo. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe, beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Sappiamo che chiedere tanto, ma speravamo che potessi aiutarci. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Ascoltiamo questa storia, allora ci deve essere un altro significato. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave dovremmo parlare con i Varun, perché ancora non li abbiamo visti. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Addendo infinito, un termine piuttosto strano, molto specifico. Sembra che la casa degli Illuminati e Varun abbiano le altre parti, quindi. Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. Bene, allora andrò a parlare con loro. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis
helping the poorest citizens find a better life for themselves. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Okay. Andiamo. Andiamo a parlare con la prigioniera prima? O con gli Illuminati? Corri, forestino. Mamma mia, 100 volte dobbiamo perdere il fiato. Troppo ci vuole. Anche perché adesso abbiamo molto più ossigeno di prima, quindi... Addio. Scusi. Scusa, scusi, scusi, scusi. Andiamo al pozzo. St. Patrick's Well. Medbay. Dobbiamo vendere roba? Manco troppa. T'ho visto che stavi a pulire in modo molto strano, eh? I do odd jobs at even hours. Crates, stock shelves, sweep floors. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Intanto potresti girarti. Mi manda il custode Aquilus. Vorrei parlare del pellegrino. Educazione illuminata. Io sono un membro della casa, non lo sapevi? Oh, sorry. I didn't. Good to meet you. How did you end up joining? A lot of atheists just stick to themselves, you know? Well, I hope you stayed for your own reasons. That might be a private matter, Andy. It's ah, lo conosci. I think about our names sometimes. House of Enlightenment. It's supposed to be a callback to Age of Enlightenment, when humanity first began to see the universe through science, not superstition. But, of course, most people just think we're being condescending. Anyway, was there something else you needed? We don't mean to be intrusive. Any information you could provide would be very useful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a unity pilgrim, but... Since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year, same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Anch'io odio il numero 2 con tutto il cuore. Cosa intendevano con ogni individuo deve comprendere che la seconda persona lo innalza? It's part of our core principles. There's no God pushing us to do good for some eternal reward.
We have to help each other because we choose to. If no one takes responsibility for making the settled systems better, then we're just leaving it to the tyrants to bring the rest of us. Quanto è vero. Honestly, I think the founding members made it all up. Addirittura. A little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Se dirmi qualcos'altra cosa su questa unità, cosa significa? Besides what the keeper would say about it. Sounds like a gathering point or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Oh, hey, actually hold up one second. You're part of the Enlightenment. Oh, catch ya. Yeah. Little practical aid from your friends in the movement. Ooh. Bella. Non ci serve moltissimo, ma bella. Allo spazioporto, Jack. Ah, le cose sono tornate normali? Bene. La quarantena è durata un secondo. Ah, qui c'è il nostro amico, il nostro ex comandante. Visitor? I have all the company I need. Mirza. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. Perhaps you should hear us out before you decide to cast judgment. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the Ma saranno occhiaie quelle? And all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Il custode Aquilus ha parlato di un pellegrino. Devo saperne di più. Anything you could tell us would be tremendously helpful. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him. Me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction ecco. In the great serpent. He does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. Mi serve sapere il significato di una parola, unità. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. Strength and conviction show your worthiness to the great serpent. The kill is not as important as showing there is no doubt. Leave me alone. I get tired of speaking. Leave me. Torna dal custode.
con queste notizie fenomenali torniamo dal custode. Abbiamo capito niente. L'unica cosa, ha detto 4x120, magari serve quello, ma spero che il custode ci dica di più. Comunque avete visto quanto sono corpose le missioni? Cioè, anche se stiamo facendo la missione principale, siamo già, mi pare, al 22esimo episodio. Veramente tanto, eh. Well, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories? E che ne so? Bene, sì. La storia degli Illuminati usava le parole secondo e due. Il secondo pianeta di Gilad, com'ero? Might mean the second planet in the system. Esatto. What else did you learn? Gina, vedi? If there really is a location the pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in a system. But what's the name of the system? Infinitum Addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how ci sono arti morti. Questa citazione colta da bellissimo film Senza Indizio. Indo, ecco il nome del sistema stellare. E il prossimo pianeta che scopro lo chiamo Dodo, che ne dici? Yes, that's it. The second planet in Indum at 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim. Tombe. And from there maybe you'll find the true meaning of unity. Nice. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? C'è qualcosa di sacro là fuori, qualcosa che riunisce tutto. Solo una parola, e per trovarla dovrò prendermi le mie responsabilità, non pregare. Non pregare. Solo la totale convinzione ci porterà alla verità. Siamo sottoposti a una prova. Ah, but what makes something like that holy? Gravity is also a force that brings things together. Should that be sanctified? No, quella è solo una forza naturale, l'unità è qualcosa di più grande. It is one of the great contradictions of belief. We feel the presence of something out there, but we insist that it is also. Poi alla fine magari è solo un macchinario, eh? So you think this word unity describes that divine unknowableness that the pilgrim searched for? Ancient humans thought the concept of gravity was miraculous. Until we know more about the unity. We also could be jumping to the wrong conclusions. È vero. Well, non pensavo che avesse avuto che avesse poi tutta questa ramificazione quella risposta. I have to admit. Go. Find your fruit. Indodos. When you have a few moments, there's something. Oh no, un altro pippone infinito. Look. I wanted to take this opportunity to thank you. The fact that you risked your life to save me, I don't know what to say. Tu avresti fatto lo stesso per me. Well, yes, of
course. But that's beside the point. My only wish is that my rescue hadn't come at the expense of Sam's life. He was one of my closest colleagues. And a cherished friend. Oh, poor Cora. Prendita con gli sviluppatori. She's devastated. She's lost a wonderful father. È stato del tutto al di fuori del tuo controllo. I really wish I could believe that. Sì, ancora, ma non, che doveva fare lei? Has always been to analyze the unknown, but rarely at the expense of our members' lives. Yet all the while, I've been cavalier about taking risks and pushing the boundaries, not appreciating the true cost of my actions. Had I not pushed so hard to pursue the Starborn, perhaps none of this would have happened at all, and Sam would still be alive. Passaggio qui, no? Non puoi prenderti le responsabilità per l'assalto dell'astrale. No, ancora. Why is this happening to us? We're explorers. È per questo. Our curiosity pushes us to seek answers to life's mysteries. Appunto, ti stai a rispondere da sola. Yet in return, this is what the universe throws at us. Beings from God knows where. È quello che stiamo cercando di fare. Non sempre c'è la spiegazione logica. What have we done wrong? È semplice fortuna, Sara. No, I refuse to allow Sam's death to be attributed to bad. E allora è colpa tua, vatta a tagliare le vene. Madonna, appena finito di darsi la colpa per il vecchio equipaggio, mo se dà la colpa per Sam. Do we stop exploring? No. Pushing the boundaries. Take a more aggressive posture towards the universe. I don't know where to begin. Cerchiamo una soluzione diplomatica come farebbe Picard. Continuiamo a fare esattamente le stesse cose perché non abbiamo mai fatto niente di sbagliato. Continuiamo a spingerci avanti ma con estrema cautela. Agreed. I just hope it's enough caution that. Ma tanto sono talmente potenti che se vogliono ci spazzano via. That's all I had on my mind for now. Oh, it was a relief to get all of that out in the open. I'm sorry I got so angry. But I assure you, it's nothing personal. You're the only one I feel comfortable talking with about these things. Sono felice di fornirti esplorazioni galattiche e un sacco da box, tutto in uno. Good. Because I expect this won't be the last time I intend to cry on your shoulder or scream in your face. Nice. Well, we have a long road ahead of us. I suppose it's high time we. Ma dici? Dici? Secondo te? Eh? Donna inopportuna? Allora, raggiungi Indo 2. E dopo di questa però andiamo a prendere l'altro potere. Eh? A parte tanto gli astrali so. Quelle sono navi degli astrali? Sì, per cui io direi sbrighiamoci ad atterrare. Riposo del pellicano. Vai. Perché non credo che la nostra nave sia in grado. Abbiamo tantissimo scudo, ma ancora non sia in grado di sopportare un attacco degli astrali. Però che bella che è, dai. Mi ci sto affezionando. Ha una forma adesso che mi ci fisso un po' fallica. Un pianeta desertico, figo. E ci abbiamo ancora il bonus dell'esperienza o andiamo a ninne un attimo? Che status ci abbiamo? No, allora andiamo a dormire, grazie. È là? Ah, a proposito, aspetta, se ricorda una cosa, ma che è morto Sam, dobbiamo mettere qualcun altro al posto su nell'equipaggio. What? Perché non è assegnato? Yes.
Masco. 1, 2, 3, ok. Si erano tolti. Bene, meno male abbiamo controllato. Grazie, dormire. E skip. Rest well, I hope. Sì, abbiamo fatto un bel sonnino. Vediamo un po' se... Sì. Yes. Bye. Ok. Una cosa, aspetta. Fammi prendere, visto che ci sono gli astrali. Allora, no, qui. Allora, lasciamo... Questo, sì. E volevo prendere però, tanto lasciamo tutto. Ok, 84, bye. No, volevo prendere parte la Gatling, ma anche che ce l'ha Sara invece. Ora fammi vedere la Gatling quante munizioni c'ha. Zero, perfetto. Sara è sparita. Riapparirà qui adesso. Andiamo. È rimasta incastrata. Guarda che animalino. C'è un insediamento. Cerca indizi su questa unità. Sara è rimasta lì. Quella è una torretta? No. Sono tre pietre una sopra l'altra. Tipo no, sì. Appunti del pellegrino. Quindi è questo il nocciolo dei miei problemi. Per raggiungere qualsiasi risultato devo lavorare insieme ad altre persone. Ho bisogno di assistenti, di operai, ho bisogno di mani. Nel lavorare insieme finiscono inevitabilmente per fare domande e io non riesco a fare a meno di parlare. Comincia sempre in modo innocente. Vogliono capire come sia possibile che una persona che crede nella scienza possa anche credere nel divino. Oppure hanno delle convinzioni errate, instillate da qualche retaggio quasi religioso. La mia debolezza è la mia incapacità di lasciar perdere. Voglio che capiscano e quindi provo, nel modo più delicato possibile, a indirizzare le loro menti nella giusta direzione. E poi arrivano altre domande, altre risposte. Il problema è che tengo realmente a queste persone. Sarebbe tutto molto più facile se non fosse così.
L'ingenua semplicità degli umani ordinari non smette mai di stupirmi. I miei peggiori istinti, lo spirito malvagio, mi spingono a una forma di disgusto verso di loro, ma poi mi ricordo di essere a conoscenza di cose che loro non sanno. Non posso e non devo giudicarli in base alla loro scarsa lungimiranza, quando conosco fin troppo bene i paraocchi che offuscano la loro vista. Una volta li indossavo anch'io, dopo tutto. Spero per il loro bene che un giorno riescano a capire, ma per il mio desiderio... Ma per il mio desidero essere lasciato in pace. Accedi alla stanza chiusa. C'è della lasagna. Appunti del pellegrino 5. Mi ritrovo a pensare ai suoi vari passati e ai miei possibili futuri. Allora forse sono viaggiatore nel tempo. Immagino di continuare su questo sentiero, acquisendo più potere, più conoscenza e più crescita personale. Immagino di raggiungere di nuovo un altro mondo per ricominciare il processo da capo. Una cosa è degna di nota, il sentiero sembra davvero essere gratificante. Ogni passo ha una sua ricompensa intrinseca e sento di pregustare i piaceri e di vedere una versione di me più appagata in quel futuro. A quel punto, al solo scopo di considerare tutte le possibilità, immagino come sarebbe se intraprendessi un sentiero diverso. Se smettessi di scappare, di cercare di accumulare il mio stesso potere. Se invece cedessi alle fitte di compassione che sento nel cuore e mi concedessi di tenere alle persone che si raccolgono attorno a me ogni volta che cerco di lavorare. Se vivessi semplicemente e insegnassi, magari, portando gli altri sotto la luce. E poi morissi. Anche questo sentiero sembra gratificante. Anche in questo futuro vedo una versione di me appagata. Ma è qui che sta la differenza. Quando mi fermo a pensare a tutta la gloria che potrei ottenere per me stesso, il piacere svanisce quasi immediatamente. Quando invece mi fermo a pensare di restare e costruire qualcosa, la sensazione permane. A qualcosa di più concreto, più appagante. Non so cosa implichi questa differenza, ma sono grato per il tempo che ho impiegato per notarla. Se sei qui in cerca di risposte, sai quale domande porre. Rispondo alla tua domanda con una domanda. Se hai letto i miei appunti, qual è il fardello delle persone? Non abbiamo letto tutti gli appunti. Andiamo a cercare. E poi ci staranno altri appunti? O sono solo quelli là che abbiamo trovato? Lì c'è qualcosa, l'ho visto. Finalmente un attimo di pace. Un attimo di pace. Suona strano? È divertente? Perché sto cercando di essere divertente? Alla fine hanno fatto impazzire me. C'è differenza tra scrivere da solo e parlare da solo? La prima sembra sicuramente più accettabile della seconda.
Ricordo di nuovo che la mia mente mi appartiene e anche se esiste solo quella, per me è abbastanza per credere a tutto il resto. L'unità mi ha ricostruito ancora, questa volta agire da solo, per ora. Il mio ego è un avversario formidabile, me lo sarei dovuto aspettare, ma la vanità, per fortuna, non è tra i miei vizi. Comunque, a quanto pare, il tempo trascorso in solitudine è nel mio caso... È, nel mio caso, tempo passato insieme a un uomo molto malato. O qualunque cosa io sia diventato. Non mi piace questa persona. Oggi il mio assistente mi ha chiesto con voce sommessa se ci fosse qualcosa al di sopra dell'unità. Ho dovuto usare tutto il mio autocontrollo per evitare di urlargli in faccia che riuscivo a stento a capire la confusione mentale che poteva aver portato a una domanda del genere. Era una domanda sincera e ho risposto come meglio potevo, ma se perfino il mio più fidato assistente qui dentro non riesce a capire la più elementare di queste verità, perché perdo tempo a spiegare a queste persone? Ogni parola che esce dalla mia bocca viene ingurgitata, fraintesa, equivocata, tradotta e ricordata male prima che possa provare a dar loro il minimo chiarimento. Le persone sono necessarie, ma le persone sono follia. Ho cercato di ritrarmi, di andarmene per conto mio, di contattare l'unità a modo mio, ma mi hanno seguito. Ovviamente mi hanno seguito. Ok, abbiamo letto tutto in teoria. Quindi ne so quanto prima in realtà. Qual è il problema, gente? Che non capiscono. Allora, salviamo. Se lette i miei appunti, qual è il fardello delle persone? Le persone sono necessarie, ma le persone sono follia. Chi è il tuo avversario più temibile? Me stesso. Da dove può venire una soddisfazione duratura? Era questo? Dall'accettazione della compassione? Sei qui in cerca del vero significato dell'unità. Se vuoi ancora trovarlo, nella prossima stanza c'è un ultimo frammento di me. Io ho trovato la mia risposta molto tempo fa, ma non nel modo che pensavo. Spero che il tuo viaggio ti regali la verità. E se fosse stile Matrix, che riveniamo praticamente generati ogni volta e siamo noi il vagabondo? Allucinogeno, no? Boom, ciliegia, fornellino. Finirò a dover utilizzare questo con i prezzi della corrente. Ehi! Vale. Pancetta. Pancetta. Qui non sanno fare neanche la pancetta, ragazzi. Appunti finali del pellegrino. Blatta del pellegrino. È quella di Star Trek, l'ira di Khan. Non so quale sia la risposta giusta. Forse non la saprò mai. Tuttavia, sono sempre più a mio agio a non saperlo. Più rifletto sul mio stare qui, in questo mondo, in questo momento, più credo che sia esattamente il posto in cui devo essere. Questa volta sarà diverso. Vedi, dice questa volta. È come se tornasse ogni volta a fare la stessa cosa, no? Non riguarderà me, quindi non dovrò scappare. Potrò davvero costruire ciò che voglio invece di dovermi affannare a sistemare qualcosa che altri hanno creato in mio nome. Potrà essere qualcosa di utile. Io potrò essere utile. Mi lascerò alle spalle quell'altra persona. Questo mondo non ha bisogno di lui. Lascialo morire. Lasciami vivere per illuminare l'universo benedetto che ho davanti a me. Mi hai trovato alla fine del mio viaggio, ma per sapere tutta la storia devi trovare il suo punto d'inizio. Su Ayla II, l'isola nasconde lo scorpione, il cui pungiglione nasconde la verità. E quindi noi adesso andiamo su Ayla Segura. Su Ayla II. Posta la rotta. Yes. Wow, è lontanissimo. Andiamo qui allora, ad Arturo.
È troppo lontano. Ok. Madonna, che bello. Non mi stancherò mai di vedere sta animazione. Abbiamo il gravimotore 1, vabbè. E comunque è più veloce di quelli base. Quelli base ci mettono 7 secondi con uno d'energia per attivare il salto a curvatura. Ok. Scusa, ma in tutto ciò? Passa per spedizioni? Ok, non ci interessa. Rovine antica. Che ci sarà? Nelle rovine antiche. Everything checks out. Landing ignition. Non ho fatto scendere perché volevo vedere se fosse ancora attivo il bonus. Abbiamo fatto un salto molto lungo. Ah no. Ok, sì. Never mind. Sorry. Thinking of something else. Fire up your hand scanner. I bet you'll find plenty here to catalog. Placed here for some sort of specific purpose rather than as an artistic statement. Non c'è nessuna scultura. A interagire col glifo. Ah, una cosa anche qui. Ma qui vai a capire se si è buggato o se manca qualcosa. Dice trova il glifo, quindi potrebbe essere qualcosa nascosto qui. Toglie struttura. No, naturale. C'è scritto qualcosa, ma non possiamo toccare niente. È dietro. A meno che io non debba utilizzare i poteri. No.
Ok, direi che possiamo lasciarci questo enigma per la prossima puntata. Per oggi direi che possiamo terminare qui. Abbiamo trovato questo manufatto, questa struttura antica, e dobbiamo capire come sbloccarla, ma appunto ce ne preoccuperemo nel prossimo video. Per oggi infatti terminiamo qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!